tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi vado a far vedere come bisogna fare per andare a sostituire la pompa dell'acqua al Golf GT 230 cavalli 245, tanto il sistema è uguale, e in più bisogna sempre andare a levare questa flangia del supporto del filtro dell'olio, perché perde anche da questo R, perché in questo scambiatore acqua-olio, in queste parti qua abbiamo la circolazione dell'olio, qua abbiamo la circolazione dell'acqua, iniziava già a fare un po' di morchia, quindi iniziava già a perdere un po' di liquido. Il grosso del liquido ovviamente lo perde dalla pompa dell'acqua, vedete, da questa scatola. Quindi per andare a levare la scatola come si fa? Bisogna andare a spostare il frontale della vettura, così non stiamo a togliere né il compressore aria condizionata e né a scaricare l'aria condizionata, lo andiamo solo a spostare da una parte. Poi bisogna andare a smontare il supporto del filtro dell'olio, prima la pompa dell'acqua si smonta e poi andiamo a rimettere tutto nuovo, ovviamente i pezzi solamente originali. Bisogna andare anche a sostituire la cinghia della pompa dell'acqua, perché la pompa dell'acqua viene fatta azionare da una cinghia, già che se l'abbiamo in mano la cambiamo, così almeno siamo tranquilli. Bisogna andare a sostituire tutti questi o-ring, vedete, di passaggio, perché se no, poi, se noi andiamo a cambiare solo la pompa dell'acqua, dopo pochi chilometri avremo sicuramente gli o-ring che perdono. Quindi si tira via tutto il frontale, si va a mettere la pompa dell'acqua nuova. Adesso vi farò vedere i pezzi di ricambio nuovi, vedete qua. Bisogna andare a prendere la scatola con la pompa dell'acqua nuova, vedete, originale. Qua c'è l'attuatore della regolazione della pompa, gli o-ring che vi ho detto, anche questo molto importante, questo qua è una boccola che c'è tra lo scambiatore e la pompa dell'acqua, che va assolutamente cambiata, perché se si mette a perdere uno di questi due o-ring bisogna di nuovo rismontare tutto. Poi ci sono gli altri o-ring, questi qua, vedete, vanno tutti sostituiti, e poi si va a sostituire anche la cinghia che è qua dentro, vedete, andiamo a mettere la cinghietta nuova, perché ce l'abbiamo in mano, la mettiamo nuova, almeno siamo tranquilli. Per fare questa lavorazione basta che ci contattate al numero 0141 96 92 14 o una mail a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80, mandate il numero di targa e noi vi faremo il preventivo. Ciao a tutti e alla prossima.